questa vicenda hanno sempre chiesto che venga curato. Ora è successo qualcos'altro, lui tra l'altro non è riuscito neanche a rispettare gli arresti domiciliari. Chiediamo che venga detenuto, ma chiediamo che venga detenuto a Milano per essere sottoposto a delle cure specialistiche del miglior centro d'Italia sotto questo aspetto. È un centro del professor Bulini che ha una convenzione con il carcere e ottiene ottimi risultati. Il soggetto in questione è, considerando tutto ciò che ha fatto, comunque recuperabile. Quello che la difesa non vuole, quello che la famiglia non vuole, è che ci sia un'incarcerazione a cui poi segua un peggioramento del soggetto e una sua liberazione. È successo tantissime volte, vengono carcerati, pagano il fio dei propri errori, hanno dentro una spinta fortissima che non è dovuta a se stesse, è dovuta alla loro natura nei confronti dei bambini, che la famiglia per prima giudica intoccabili. Quindi di fronte a un confronto con gli stessi, che sì, beh, a questo punto siamo pronti ad affrontare la detenzione del nostro figlio purché venga curato. Ricordo che il Tribunale di Ancona l'ha condannato a 6 anni, previe cure per 2 anni, cioè il soggetto va curato. In questo margine di tempo è riuscito a fare qualcos'altro. Ecco, avvocato, a proposito di questo, il casellario giudiziario è tuttora pubblico, le regole sono quelle che sono, ma come ha fatto a procurarsi un ingaggio a contatto con il minore? Guardi, il padre non se n'è accorto, il padre è un ex carabiniere in pensione, l'ha sempre controllato. Per quello che abbiamo scoperto, lui ha mandato il proprio curriculum in varie sedi dicendo che era pronto a lavorare, fra l'altro faceva vari lavori d'estate, in un momento in cui il padre, forzando forse anche un po' la normalità delle situazioni, comunque lo seguiva, cercava di vedere dove andasse, questo è il punto fondamentale. Ed oggi va curato, ma va curato subito, se recuperabile, se non recuperabile, è opinione che non va rilasciata, anche tra la famiglia non chiede. Cioè rilasciare qualcuno per fare in maniera tale che colpisca di nuovo qualche bambino, assolutamente no.